credeva. Abbiamo con noi Serena, che è uscita adesso, ha dato la licenza dall'asilo, è arrivata qui da noi direttamente. Serena, eccoci qua. Buongiorno Serena. Buongiorno. Buongiorno, buonanotte, dipende dalle ore in cui andiamo. Allora, Serena, tu questa scuola non l'hai fatto, Macedonia? No. Oh, sì. No. Ah, mi sembrava, sennò diventava troppo. Hai sentito cosa è stato detto? Che noi della generazione, io e Carlo, e Tony e Paolo abbiamo oltre 60 anni, ultra sessantenni. Dice, noi abbiamo più intensità, mentre invece oggi non c'è più. E sei d'accordo con questa? Secondo me dipende dalle persone, perché io mi sento malissimo quando sono innamorata, diciamo, e quindi provo dei sentimenti forti. Molte persone sono molto più fredde. C'è però qualche cosa in questa poesia che quando ti dice ti prego salvami e accoglimi nel porto, quando si arriva nel porto c'è la fine del viaggio, c'è la pace, c'è la serenità. Questo ultimo verso secondo me ti dice che quel significato profondo cui accennavo forse è quello determinante. Sei d'accordo? Ma se un viaggio è stato fatto come maragitate certo, come arrivi sconvolte, capite? Al porto. No, se lui diceva trovi la serenità quando... Il porto è la pace, è la sicurezza. E allora aspetta, fagli sentire il Garremo. Allora? No, io... No, c'è un viaggio, che dici? No, sì... Dopo che nausea? No. Però, Tony, tutti i porti sono la destinazione finale, attento. Qualche porto è solo per riprendere il viaggio, Tra l'altro. Quindi abbiamo il cinema. Cinema, dai! Da Alessandro Calabro. Meraviglioso, che è tutto un atto d'amore del Mago di Oz, di Victor Fleming, del 1939, con Judy Garland. La prodigiosa avventura narra della giovane Dorothy che finisce nel mondo di Oz per salvare il suo cagnolino Totò. Nella ricerca del mago che regna nel paese, la bimba trova compagnia nello spaventapasseri dell'uomo di latta e del leone pauroso. Premio Oscar per Judy Garland per Over the Rainbow, che è il bravo. Mamma mia, è non famosa di più. Allora, pensate che su Judy Garland e su Over the Rainbow, James Hillman ha dedicato quasi un intero capitolo nel Codice dell'Anima. Almeno credo che sia il codice, io ho letto tutte le opere di Hillman, quindi qualche volta le sovrappongo, ma credo proprio il Codice dell'Anima. E lui dice che lei è quella canzone e ha raggiunto qualcosa di inesprimibile. Lei era totalmente, come dire, all'interno di una forza incredibile che l'ha fatta diventare le parole della canzone stessa.
da cui non è riuscita più a uscire, naturalmente, ed è rimasta quella. Quindi anche tutti gli accessi successivi, l'alcol, amori facili, tutto il resto, poi in realtà era perché lei non riusciva più a rientrare in quel mondo dove lei era stata, nell'interpretare quella canzone e diventare tutt'uno quella canzone. E quindi la sua anima era lì, e non riuscendo lei a entrare si è dissociata. E quindi la sua anima continuava a stare over the rainbow. E tutta la sua parte invece sulla terra era quella che beveva, che scomposta, inattendibile. Qui era giovanissima, quanti anni poteva? 13. No. Eh? Ah, 13. 13 anni aveva. 13. E guardate che se guardate le espressioni e non sentite più la canzone, ci sono due, questa la guarderei più volte questo brano, perché una parte, la faccia di lei, se uno chiude l'audio e vede cosa sente, è veramente... Il movimento delle labbra. È una cosa da svenire, cioè veramente da mangiarla di baci, perché è delizioso. Lo dico senza nessun'altra cosa, se non ho fatto, come dire, un livello superiore rispetto ad Afrodite iperuranica qui, no? E si vede benissimo, no? Che è una cosa straordinaria. Poi c'è qualche cosa di... Scusa, vuol finire? Sì. E l'altro è impressionante. Guardate il cane. Ecco, quello che volevo dire io. Quello. Ecco, quello io volevo segnalare questa presenza. Che cos'è il cane? Il cane forse è il tramite, no? È il mezzo attraverso cui si arriva. Perché c'è un grande antropologo che dice ogni tanto parla al tuo gatto, perché riconosci la tua e di appartenere a questo regno della carne, animale. Non stare... Però in questo caso il cane è il tramite che va verso l'aldilà. Sì. C'è un legame celeste, stretto tra celeste. La realtà visibile e toccabile con i nostri sensi, e il cane però dà la mano. Hai visto che dà la zampa? Sì, cerca sempre la zampina. È qualche cosa di veramente... Ma, guarda, io ho pensato che fosse anche il fatto che lui voleva abituato in scena a fare magari il salto verso di lei, ma poi in realtà ha un'espressione improvvisamente... Quasi umana. Oh, guardate, è un'espressione veramente impressionante. Sì. Dicevi... No, dico, anche quando lei guarda verso il cielo, no? Ecco, il cane la segue con lo sguardo, cioè segue... Ma va ben al di là, secondo me, quella che ha la partitura scritta. Cioè la vita, cioè, i due esseri viventi sono legati, indissolubilmente. Ma pare che l'incanto sia accaduto anche a quelli che facevano le riprese, cioè che questa cosa qui, che ha appena detto Ilma, pare che si sia realizzata avverata mentre avveniva il film. Cioè che in quel momento la cosa è stata un veicolo per tutti. Pensa che cosa fa l'arte, eh? Tant'è vero che l'arte è divinazione, no? E non scomposizione come molti di oggi vogliono farci. Si può decomporre, ma poi, come dice Jung, bisogna ricomporre. Se scomponi solo, non funziona. La mia stilettata l'ho data. Bene. Allora, passiamo ad un altro autore dell'antologia palatina, che è Paolo Silenziario. Silenziarius era proprio un termine con cui venivano designati gli altri funzionari imperiali al seguito del Basileo. Siamo sempre in epoca bizantina, contemporaneo di Macedonio. Sentite anche qui. Fino a quando dovremo nascondere gli sguardi di fuoco e rubare soltanto una rapida occhiata fuggente? Il nostro tormento, diciamolo. E se il tenero nodo d'amore che scioglie le pene venisse reciso, avremo un rimedio, la spada. Più dolce per noi o vivere insieme o insieme morire. Più dolce per noi o vivere insieme o insieme morire. Voi capite bene che cosa vi viene in mente qui? Cosa vi viene in mente? Non è Shakespeare e Giulietta? Che lei si uccide con il pugnale. Dai, su, no, è vero o no? Oh, crudele, nemmeno un goccio mi hai lasciato. Shakespeare lo conosceva questo poeta? Non lo sappiamo. Sai, non lo sappiamo, io ne dubito. Era un po' presto, diciamo. Ah, sì. Mille qualcosa. No, forse gli eruditi, la raccolta c'era. Aveva la biblioteca palatina. Shakespeare conosceva. Sì, non che ci fosse una battuta. No, Shakespeare conosceva questo sicuramente. Aveva una cultura così... Così formidabile. Allora mondo greco, una cosa, Marlowe ce l'avevano cultura su questo livello. Sì. Se l'aveva Marlowe, probabilmente. Non so se che pensi. Era uomo colto. C'è stato un libro recentemente di Greenblatt che proprio ricostruisce il sapere di Shakespeare. È veramente un uomo colto. Quindi è possibile. No, ma io mi riferisco a Marlowe. E Giulietta Romeo qui. Sì, è impressionante. È vero. Sì. Beh, ma basta anche pensare che il momento in cui Giulietta prende in mano il pugnale, dice "Oh happy dagger", cioè "Oh pugnale amico, felice, dolce". È questo. È questo, sì. Poi è possibile più dolce per noi o vivere insieme o insieme morire. Quindi, sì, è vero, di questa Lorenza.
Risentiamo, risentiamo. Sono anche napoletano. Un istante, risentiamola. Fino a quando dovremo nascondere gli sguardi di fuoco e rubare soltanto una rapida occhiata fuggente? Il nostro tormento, diciamolo, e se il tenero nodo d'amore che scioglie le pene venisse reciso, avremo un rimedio, la spada, più dolce per noi, o vivere insieme